Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo maxi maglione che mi va quasi un po' vestito, lo indosso sopra di Fuson, che ho deciso di chiamare maglione Friends. Questo perché il filato che ho scelto è il nuovo filato della Mistrico Filati che si chiama Amicone. Io ho scelto il tinto Unita, ma vi ricordo che c'è anche l'Amicone Color. Entrambi i filati li trovate sul sito Uncinettando con i filati, di cui vi lascerò il link in descrizione. Dell'Amicone a tinta Unita ci sono veramente tantissimi colori. Io questa volta ho scelto un colore un po' diverso dal solito. In questo periodo mi piace puntare su colori che solitamente non uso e sono andata a puntare su questo color Siena perché è il numero, ve lo leggo, il 105. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 100 metri ed è 50% acrilico, 50% poliammide. Ma ragazze, è veramente morbidissimo. Per realizzare questo maxi maglione io ho utilizzato 5 di questi gomitoli, quindi 500 grammi. Anche se dell'ultimo gomitolo in realtà mi è servito soltanto per poter fare il polso di una manica e il collo e mi è avanzato quindi un pochetto, e ho lavorato con l'uncinetto il numero 10, quindi mi raccomando, chi è taglia M secondo me deve andare a prendere almeno due gomitoli in più, chi è taglia L opti per comprare 8 gomitoli, quindi 800 grammi o anche 900 grammi, questo se lo volete lungo come il mio, quindi che vi va sopra dei fusoni. Se invece la volete un po' più corta potete anche rinunciare a un gomitolo, anche se non volete fare il collo, però io vi consiglio sempre meglio averne uno in più che uno in meno. Con quello in più magari potete fare un semplice scaldacollo, non che è attaccato alla maglia ma separato. Detto ciò, la lavorazione è semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti e si lavora con maglie alte a rilievo sul dietro. È semplicissimo, poi vi farò vedere come si creano queste strisce qui che io trovo veramente molto sfiziose e simpatiche. Lo stesso punto che ho utilizzato per realizzare il corpo della maglia l'ho utilizzato anche per fare le maniche. L'unica differenza è che alle maniche ho fatto questo mini bordino dove sono andata a fare sempre un giro di maglie basse. Una volta fatta maglia e maniche sono andata a fare il collo, che come potete vedere è attaccata alla maglia, quindi non è un collo separato come abbiamo fatto con il maglione, con la maglia Puma, di cui poi a parte ho fatto ai ferri lo scaldacollo. Questa volta ho fatto il collo direttamente sul maglione, ho fatto questo collo largo in modo tale da poter indossare sotto lo petto o anche un semplice top, ma avere comunque la parte dietro del collo ben coperta. Detto ciò, spero che anche questo semplicissimo maglioncino vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così poi mi raccomando mandatemi come sempre o le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, o potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra maxi maglia o vestitino, comunque da mettere sopra i fuson, io ho deciso di utilizzare il nuovo filato della Mistrico Filati che si chiama Amicone. Il colore che ho scelto io è il colore numero 105, e qua è questo color senape, veramente molto molto carino. Sembra un giallo oro, quindi un giallo molto scuro, è comunque il color senape, come lo volete chiamare. Allora, io lavorerò con l'uncinetto il numero 10, si parte dal basso, io ho montato 52 catenelle, sembrano poche ma il filato è grosso e sto lavorando come vi ho detto con l'uncinetto il numero 10. Mi raccomando, chi deve fare una taglia più grande e essendo questa una maglia che va sotto al sedere, perché deve essere fatto sotto un fuson, vi consiglio di andarvi a misurare o la circonferenza dei fianchi e prendendo anche un po' il sedere, o altrimenti la circonferenza del seno se avete il seno più abbondante rispetto alla parte inferiore, e mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella misura. Non dovete tenere presente un multiplo, quindi potete fare un numero dispari, un numero pari, come volete. Io direi per una taglia M comunque di andare sui 60-66 catenelle, per una taglia L sulle 75-80 catenelle, vedete un po' voi. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che è semplicissimo, perché si vanno a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 1, 2, 3, e andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella per un totale, nel mio caso, di 52 maglie alte. Quindi continuiamo a lavorare normalmente andando a fare una maglia alta in ogni catenella per un totale, appunto, nel mio caso, di 52 maglie alte.
Allora, sto terminando il primo giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Orbene, secondo giro e andiamo a fare, rientro direttamente dove ho la terza catenella, quindi la maglia alta, e vado a fare una maglia bassa. Adesso faremo un giro tutte maglie basse, una sopra ogni maglia alta, ma la facciamo in rilievo sul dietro, quindi entriamo, vedete, nel filo dietro, quindi non in tutti e due i fili, ma soltanto nel filo dietro, e andiamo a fare una maglia bassa e continuiamo sempre così. Una maglia bassa e rilievo sul dietro, quindi entro sempre nel filo dietro e continuo così, quindi per tutto il mio secondo giro, in questa maniera, entrando sempre nel filo dietro della maglia alta. Sto terminando anche il secondo e ultimo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Bene, adesso si riparte dal primo giro, ma facciamo anche il nostro primo giro in rilievo come abbiamo fatto il giro di maglie basse. Quindi vi faccio vedere come fare. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sempre la nostra prima maglia alta. Per chi non vuole fare le catenelle può fare la maglia bassa e la maglia alta, o tirare il filo in questa maniera e fare direttamente la maglia alta, come preferisce. Detto ciò, andiamo a fare le maglie alte in rilievo sempre sul dietro, quindi maglia alta, entro nel filo dietro della mia maglia bassa e vado a fare una maglia alta, e procedo sempre così, filo dietro, vado a fare maglia alta, filo dietro della maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta, filo dietro della mia maglia bassa e vado a fare la maglia alta. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere, questo giro di maglie alte e il giro di maglie basse, e lo ripeteremo fino ad arrivare alla lunghezza necessaria e dividere poi la parte avanti dalla parte dietro. Allora, ho ripetuto i due motivi per 13 volte e quindi adesso sono andata a mettere i marcatori, quindi ripeto, ho ripetuto i due giri per 13 volte terminando con il giro di maglie basse e sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io mi sono ricontata le maglie basse e ne ho 52, perché sapete che io ho iniziato montando 52 catenelle, quindi per la metà ho messo 26 maglie basse avanti, 26 maglie basse dietro, mettendo appunto i marcatori prima della prima delle 26 avanti e dopo la 26, in modo tale da avere 26 dietro e 26 avanti. Mi raccomando, se avete un numero dispari non è un problema, il numero dispari va sempre messo sul davanti. E a questo punto andremo a fare sempre la stessa lavorazione ma in giri di andata e ritorno, e vi faccio vedere un attimo come fare. Allora, vedete, qui io ho il mio primo marcatore che ho messo tra le due maglie basse, quindi qui ho la mia prima maglia bassa sul davanti, qui ho la maglia bassa sul dietro e vado a lavorare normalmente, solo che adesso faremo giri di andata e ritorno e non più giri di tutto tondo. Quindi andremo a fare 3 catenelle che sono sempre la nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta e rilievo sopra ogni maglia alta e sopra ogni maglia bassa, scusate. Quindi andiamo a lavorare normalmente le nostre maglie alte in rilievo dietro in questa maniera, quindi veramente molto semplice. Io continuo a lavorare così fino ad arrivare al marcatore, al secondo marcatore, vi faccio vedere come si termina e come si inizia il secondo giro. Allora, come vedete, sono arrivata dove ho il marcatore e anche in questo caso io avevo messo il marcatore dopo l'ultima 26esima maglia bassa e prima della prima maglia bassa sul dietro. Quindi nell'ultima maglia bassa sono andata a fare sempre la mia maglia alta e rilievo e ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e posso andare a fare il mio secondo giro, che consiste nell'andare a fare direttamente una maglia bassa sopra la maglia alta. E poi a questo punto cambia un attimo la lavorazione, perché adesso non andremo più a lavorare in giri di andata e ritorno, ma in giri di in giri di andata e ritorno. Quindi per fare il giro di maglie basse non entro più nel filo dietro, ma entro nel filo avanti. Quindi vedete, noi prima entravamo nel filo dietro, adesso invece entriamo nel filo davanti e facciamo una maglia bassa. Quindi cambia soltanto il secondo giro
e continuo così, vado a fare sempre le maglie basse, non sul filo avanti ma sul filo dietro, in questa maniera. Vedete, sto entrando sempre non nel filo dietro ma nel filo del davanti, mentre il primo giro si fa tale quale, perché appunto andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, visto che siamo sulla parte avanti. E vedete, quando poi noi torneremo a lavorare, vedete, abbiamo la stessa lavorazione di prima, perché risulta che la maglia bassa sta sul dietro. Quindi questi due giri che andremo sempre a ripetere: il primo giro, quello delle maglie alte, è uguale al giro che facciamo prima. Il secondo giro, vi dovete ricordare che le maglie basse non vanno fatte sul filo del davanti, ma sul filo, scusate, non vanno fatte sul filo dietro, ma sul filo del davanti. Io adesso continuerò a lavorare questi due giri, vi dirò alla fine quante volte l'ho ripetuto e farò la stessa cosa anche dietro. E poi andremo a cucire le spalle per poi creare le maniche e anche il collo. Allora, ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro, ho ripetuto i motivi tre volte, quindi vedete 1 2 3, e ho fatto poi anche un quarto motivo ma soltanto ripetendo il giro di maglie alte, e ho fatto naturalmente la stessa cosa dietro. Poi sono andata a cucire le spalle per fare in modo da creare lo scalfo delle maniche e lo scollo. Ho cucito per 10 centimetri, diciamo per circa 8 maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra. Quindi ripeto, io ho lavorato per 3 motivi interi, quindi ripetendo un giro maglia alta, giro maglia bassa, e sono andata a fare un quarto motivo dove ho fatto solo il giro di maglia alta, ho fatto sia avanti che dietro, ho cucito le spalle e adesso andremo a fare le maniche. Per realizzare le maniche io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 10, quindi 10, e sempre con lo stesso filato, e facciamo anche sempre lo stesso punto, quindi torniamo a lavorare in tondo, quindi non più in giri di andata e ritorno ma in giri di tutto tondo. Io non devo andare ad allargare la manica, non voglio fare una manica larga, la voglio una manica normale, perché altrimenti se facessi una manica troppo larga con un filato così grosso non riuscirei poi a indossare sopra i giubbotti, dove per forza usare solo sopra dei ponci, e io preferisco poter sfruttarla anche sotto dei cappotti. E quindi andiamo a fare in questa maniera: mi aggancio sotto sempre dove ho messo il marcatore, quindi sotto allo scalfo, e vado a fare la mia prima maglia alta, quindi 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, e fermo anche il filo. Adesso, siccome io non devo andare né ad allargare né a stringere, io lavorerò in questa, ma forse a stringere un pochettino, lavorerò in questa maniera. Vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta dove ho la maglia bassa orizzontale, e continuo così per tutto il giro. Una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta dove ho la maglia bassa orizzontale, quindi molto semplice, e continuo così per tutto il giro. Questo è, diciamo, il nostro giro base, perché poi come sapete dovremo fare il giro in rilievo, quindi giro base tutto giro di maglie alte. Vi dirò quante maglie alte ho messo e poi andremo a fare, vi farò vedere come fare il giro di maglie basse, ma la stessa lavorazione abbiamo fatto nel corpo della maglia. Allora, ho terminato il primo giro, il giro base, facendo sempre una maglia bassissima, e io ho un totale di 18 maglie alte. Come larghezza per me della manica va benissimo, però mi raccomando, voi a seconda del tipo di manica che volete fare, se la volete fare un po' più larga, un po' più stretta, andate ad aumentare o a stringere il numero di maglie. E adesso continuiamo a lavorare normalmente, quindi come vi ho detto ritorneremo a fare i nostri due giri. Quindi vado nella stessa maglia di base, vado a fare una maglia bassa e poi faccio tutte le maglie basse in rilievo sul dietro, entrando solo nel filo dietro della maglia alta del giro precedente. Dopo questo andrò a fare naturalmente il giro di maglie alte e faremo sempre il giro di maglie alte dove entriamo nel filo dietro. Quindi io adesso continuo a lavorare questi due giri, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, e poi andremo a fare anche un collo alla maglia. Ho intenzione di fare un collo bello largo e morbido, un po' diverso da quelli che abbiamo fatto solitamente. Allora, ho terminato la maglia, per la maglia ho ripetuto i giri 12 volte
e ho ripetuto poi gli ultimi due giri, altri due giri sempre di maglie basse. Quindi ripeto, ho ripetuto il mio motivo, quindi ripetendo un giro di maglie alte, un giro di maglie basse per 12 volte, e alla fine, per realizzare una sorta di polsino, se così vogliamo dire, dopo aver fatto il dodicesimo giro, il dodicesimo motivo, sono andata a fare altri due giri però solo di maglie basse, e ho fatto la stessa cosa anche all'altra manica. Alla fine sono poi andata a fare il collo. Come potete vedere, si tratta di un collo dove io ho fatto solo ed esclusivamente il giro di maglie alte, perché lo volevo bello morbido, quindi più le maglie alte tende comunque la lavorazione ad essere più morbida, ma ho sempre fatto giri in rilievo andando a lavorare sulla maglia, sul filo dietro della maglia alta. Per quanto riguarda il primo giro, io non ve l'ho fatto vedere perché è veramente semplicissimo. Sono andata a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, però nel primo giro, quindi questo per tutti i giri, ma nel primo giro ho fatto una maglia alta sopra una maglia alta, due maglie alte sopra la maglia alta successiva, andando sempre a lavorare nel filo dietro, in modo tale da avere il primo giro molto più largo, andare ad allargare così ulteriormente il collo. Quando andremo a indossare la maglia, vedrete che la lavorazione cadrà sul davanti, e quindi avremo un collo bello pomposo e che cade sul davanti, proprio come se stessimo indossando uno scaldacollo. Quindi ripeto, io ho fatto un giro, il primo giro ho fatto una maglia alta sopra una maglia alta, due maglie alte sopra la maglia alta successiva, e naturalmente di lato, dove ho la cucitura, sono andata a fare una maglia alta. In questa maniera io ho allargato il primo giro, e poi sono andata a ripetere 1, 2, 3, 4, 5 volte 5 giri di maglie alte, facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, entrando sempre nel filo dietro, per avere comunque una lavorazione in rilievo che richiama anche comunque la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso, e ho fatto solo maglie alte per avere la lavorazione il più morbido possibile. E come altezza per me va bene, ma voi potete fare il collo ancora più grosso, più ampio, quindi se lo volete fare più ampio dovete andare a fare, invece che una maglia alta e sopra una maglia alta e due maglie alte sopra la maglia alta successiva, andate a fare su ogni maglia alta di base due maglie alte, in modo tale da averla ancora più larga, quindi ancora un collo più importante. Oppure potete farla, se volete, che invece non sia larga ma sia più alta, quindi più pomposa, nel senso di che si come posso dire, si arrotoli di più, allora dovete andare a fare qualche giro in più. Io vi direi comunque di non caricare troppo, quindi se invece di 5 arrivate al massimo a 7, ma non fatela troppo alto il collo, perché poi pesa un po' troppo sul davanti. Detto ciò, la mia maglia è così terminata.